dire porco Livio? Ma che cazzo ne faccio che? Ma porco Livio! Livio. Porco Livio. Ma porco Livio, si chiama Livio questo mostro? Porco Livio sì! Porco Livio! E se urlo un bel porco Livio, anche se non si vede perché non si dice. Fangulo Livio. Mentions has a somewhat looser feel to it. Yeah, it's got an almost improvisational tone. Porco Livio. Fangulo Livio.
Bella! Buondì! Oggi è anniversario partner. Anniversario partner! Festeggiamo, amici! Sono 2 anni che siamo partner. Bravo, Asso! Sono 2 anni che siamo partner. Il secondo è il più importante, Anime Night. Ciao, Asso! Il secondo è più importante. Quante ne caricate di emote? E ne ho caricate un altro po', non le ho ancora messe tutte però. Perché ieri mi sono fatto la speedrun di Shogun. Ho fatto la speedrun. Ma hai capito i grafici di Shogun? No. Comunque, ragazzi, grazie Cinghiale Bianco. Attimo cambio pure il codice. Let's go party. Let's go party. Yeah. Allora. Let's go party. Cinghiale Bianco 9 ha dato 5 sub a tutti sti spilurci scroccone. Ma che cazzo fai? A 1100 facciamo una mini maratona. Cazzo. Mini mara. È una piccola mara. Anzi, maratona 12. Eccoci. Oh, allivio, sono piaciute queste maratone da 12 ore. Perché lo dico, è tutto un allivio, perché fa le cose, però poi può dormire, quindi cioè lui è contento. Va bene. Va bene, vada per la maratona. È la giusta via di mezzo, perché così vada per la maratona. Si diverte. Grazie Giovi. Bella Giovi. Che isto belt, purtroppo. Giovi che 00 è talmente scemo che si è subato di nuovo a sto canale di merda. Top 5 format per una mini maratona. Top 5 format per una mini maratona, mangi. Io sto messo strato. Devo dire che quello di Claudio è molto molto più è piaciuto. Sì, è figo, è figo. No, è vero, è bello, mi sono divertito ieri. Ho messo strato, ho messo Giovanni, c'è anche. Oh, voglio vedere strat. Ho spammato. Feta Kinder maestra. Cambia colore. Esistono ancora, sì. Ci sono, stanno lì. Ho detto, cioè, dobbiamo fare dei live dedicate, secondo me. Facciamo live dedicata a speedrun top 5. Vediamo quante ne riusciamo a completare in 2 ore. Ci aspetta un giorno impegnativo. Vai. Forse anche un weekend impegnativo. Come si stanno mettendo le cose. Linkini time. Passo solo per un secondo perché non ho visto Shogun, ma lo voglio recuperare. Vabbè, ci stanno i linkini prima, come linkini, al solito. C'è un momento di ambientamento. Freestyle. Per poi arrivare a è la tornata parte a starmi. No spoiler, per poi arrivare alla parte spoiler. C'è tutto un percorso, capito, che vi accompagna ogni volta in una live. Non è che sono cose fatte a caso. Eccoci qua. Allora,
Ah, adesso un po' di linchini oggi a tema Italia. E l'Italia, bella Italia, pizza e pasta. Che cazzo, Corea. Posso dire che il titolo è scritto da un cane. Il titolo è scritto da un cane. È la serie più bella dell'anno? Il nuovo GOT? No, non il tuo titolo. Che cazzo vuoi? Quale titolo? Ah, questo. Ma che ne so, il titolo. Io che ne so. Stiamo parlando del linchino. Bologna è la città italiana più cara d'Europa per l'affitto di monolocali. Ma servono più di 1370 adesso, euro al mese. La domanda è: Bologna è la città più cara in Italia o la città più cara in Europa? No, la città italiana più cara d'Europa. Che vuol dire la città italiana più cara d'Europa? Cioè che se sei la città italiana più cara d'Italia, è vero, dai, inevitabilmente non essendoci città italiane fuori dall'Italia, sarai anche la città italiana più cara d'Europa, anche città, del mondo. Città italiane fuori dell'universo. Fuori dall'Italia. Che, beh, si vede che non ci sono allora fuori l'Europa. Ma che cazzo significa non prendi considerazione fuori l'Europa? Ci sono città italiane fuori dall'Europa che sono più care di Bologna. No, si vede che in questa classifica Bologna sta. Brava Valentina! Vale. Se molto la metti brava. Nel mondo scende troppo, la volevano delle alta. In sottolineatura Valentina Fox si è iscritto come un Valentina. Barco. E con la EA, ciao amici. Ciao. Valentina. Vabbè, quindi Bologna è la città italiana più cara d'Europa. Oh, ah, forse perché è sia la più cara d'Italia che d'Europa. No, quella domanda. Sì. Sì, sei sicuro? No. Però l'unica cosa che potrebbe... Anche perché secondo me è no, perché te lo dico, secondo me l'affitto... È al quinto posto in Europa. Vedi. Ah, è al quinto infatti, posto. Infatti allora non è niente. Così. Allora cioè niente. È che se scrivi il titolo male, la gente non capisce cosa dice. Comunque io sarei stato più sensazionalista, avrei visto la città italiana più cara del mondo. Dell'universo. Dell'universo. Esatto. Non lo è. Beh, però nell'universo non sai se c'è. No, pianeta sicuro. Dove... No, guarda, mi vuoi discutere il multiverso? Perché magari c'è un'altra Italia. Magari c'è un'altra una Italia città... nell'universo. Nell'universo non c'è un'altra Italia. Sei sicuro? No, perché l'unica altra Italia che ci può essere è un'altra terra. Italia. Un'altra terra nel multiverso. Che si chiama Italia. Che ha... sì, ma no, è perché poi probabilmente non usano la nostra stessa valuta. No. Grazie Lord. Bella Lord. No. No, questa top. No. No. È caduto talmente no. Che si è iscritto al canale Penzolande di queste tre scene. Top 5 screen pubblicati da Palluomo sul suo profilo. Vabbè. No. Fa finta di mettere dentro non una butta, ne usciremo più, non ne usciremo più. Vabbè. Allora rallenta il rincaro degli affitti in Europa, ma le maggiori città italiane sono ancora tra le più costose. Bologna è al quinto posto per i monolocali con oltre il 25%. Ah no, era nella classifica di sì. Dal 2023 oltre 1370 euro di spesa richiesta. Cazzo, c'è cioè, monolocale 1300, porco del botto. Ma infatti mannaggia il Pippega, non ci vengo a Bologna, chi ti si incula Pippega? Ma chi ci va? Roma in questa classifica occupa la nona posizione con 1200 euro. Vabbè, ma è falsa questa ma non cosa. È vero. Vabbè, in centro. Non te crede, eh? No. Minchia, già... 1200 sì. Euro per un monolocale. Dipende dove stai. Ah, poi dipende quanto è grande questo monolocale, ovviamente. esistono monolocali di 15 metri quadri, esistono monolocali di 70. Credo che in zone tipo già Trastevere nemmeno testaccio. Beh, però Manenti, la media... Dipende che monolocale è, però. Boh, non lo so. La media a Roma è 1200 euro. Cioè no, la media secondo me no. Mi sembra veramente alto, no, no. La media no, però cioè, come prendo monolocale. Credano prendo al picco massimo, al centro. No, che vuol dire il picco massimo? Sì, senso, fanno questo, quel numero è quello che costa di più. No. Ma no, ma che dato è? Il più costoso di tutti. Io sono matto, affitto il mio monolocale a 10.000 euro al mese, e quindi diventa Canicattì la città italiana del mondo più cara, no, perché no, c'è no, uno. No, credo che la Valentina, però, tipo, qua io sto. Non dico in una zona, in una bella zona, però ho pagato. Vabbè, che è vero che l'ho presa 3 anni fa, però pago 800 euro 80 metri quadri. Ok, cioè però diciamo... conta come è collegata la tua mal collegata con i mezzi. Vabbè, quello ci sono fa. Gli autobus, è vero, però questo è un quadrilocale.
Questa a questa Trastevere, un affare, questa a Trastevere, inizio di Trastevere, 1200, ma pure di più. No, di più forse. Pure di più. Sì. Però non è un monolocale. No. Capito? Quello no, però no, 800 è pure poco per questa casa dove No, è pochissimo. Cioè, attualmente, secondo me, se la rimettono sul mercato, la mettono a 900, anche 1000. Questa pure a 1000. Possono mettere anche a 1000. Vabbè. Anche perché questa la puoi affittare addirittura a tre persone, per quello con tutto dentro. Sì, però cioè, ci sono dei problemi in questa casa, eh? Cioè, nel senso, le porte a soffitto sono il problema più grosso. Cioè, le porte a soffitto sono un problema che non ci sono tanti inquilini che accettano di vivere con le porte a soffitto. Beh, però non sono tutte porte a soffitto. Vabbè, ho capito, però le porte delle camere a soffitto che si sente tutto. Cioè, ma infatti questa casa secondo me è perfetta se c'hai tipo una famiglia magari, che metti nella camera di Sergio, che è quella con la porta, metti la camera dei genitori e poi metti là, ad esempio, in camera mia ci puoi fare un salotto e qua una zona studio. Non lo so, il salotto lo metterei molto più di A soffietto, che su quelle porte fanno che non si chiude neanche bene, perché poi sono di legno. Che sono quelle porte a scorrimento. No, neanche a scorrimento. C'hai presente i sgabuzzini antichi? Che sì, tu li chiudi e fa tipo a fisarmonica. Esatto, c'è la parte a fisarmonica. Esatto, tipo a ventaglio. Esatto. Ma sono porte che di fatto non si chiudono. Che carina è emote del live train. Molto carina, sì. Va bene. Questa casa la riaffitterebbero a ditta. Vabbè, comunque sia, ti dico, anche Ale, che stava sempre in questa zona, ha preso anche lui una casa 600. Comunque di sì, che c'aveva tanti metri, sarà tipo 60 metri quadri quella casa, però c'ha un sacco di spazio inutilizzabile, cioè c'aveva il corridoio lunghissimo, l'atrio. Vabbè, è vero, però anche lui la pagava poco, cioè, sì. Questa zona non le danno tanto, ma perché sono case, dunque sono pure case vecchie, esatto, non so, fatte benissimo, cioè, tu molto vecchie. Probabilmente c'hai il problema che questa casa non è per le nuove direttive europee a norma, questa è classe F molto probabilmente. Sì. Classe F non le paghi un cazzo. Da me hanno fatto tutta quanta sta rottura di coglioni che non mi hanno fatto dormire l'eco bonus, perché c'è la direttiva europea che devi fare ste cazzo di case, renderle almeno da F D. Infatti la mia l'hanno resa D adesso, perché non sono a norma per la produzione di CO2. Pure questo conta tanto. Le case nuove te le fanno pagare di più anche sull'affitto, perché che classe energetica è la tua casa? Allora lo paghi. Ma non si può dire alla proprietà di cambiarle. Ci ho provato in tutti i modi. No, non vuole. È una cosa che a quanto pare ci tiene molto. A lei ci tiene, perché non so che... per quale motivo, però sarà un ricordo di famiglia. Boh. Cioè, secondo me la casa acquista più valore, più vendibilità. Lo facevo anche a spese mie, guarda. Però a quanto pare vuole lasciare. Non ha voglia. Poi, sai cos'è? Non sono neanche quelle porte a soffietto che dici sono fatte bene, che quando si chiudono sono quasi ermetiche. No. A parte c'hanno uno spazio in mezzo. Non sono chiuse. Cioè non e si possono poi chiudere. La cosa peggiore è che c'hanno la parte, non so come spiegarla, cioè una parte vetrata. Ogni lastra c'ha una parte vetrata. Ma di plastica però. Vetrata in plastica. No, mi sa che è proprio vetro. Non lo so, è bello spesso, E quindi si vede attraverso, cioè si vede comunque sfocato, però si vede attraverso, cioè è proprio fastidioso, è vetro. Infatti secondo me, perché pensa magari che c'ha del valore qualcosa, non lo so. Quindi infatti io ci ho messo le coperte davanti. Cioè c'ho con i chiodi, ho messo delle coperte, quando entri fai tipo tenda, cioè, comunque vedi, cioè, io sto a leggere l'articolo, loro parlano, ti mettono in quella posizione di classifica per la variazione in termini di affitto, vuol dire che sei in quella posizione per l'aumento in termini percentuali. Poi questo dell'articolo ha detto sull'aumento dei termini percentuali, il picco massimo che c'è a Bologna è 1300, che lo dice dopo, sono dati dell'International Rent Index della piattaforma di affitti a medio termine, frutto di una ricerca che analizza le variazioni di prezzo di oltre variazioni di prezzo analizza. Ragazzi, allora
Si può dire sta cosa? Si può dire? Sì, sì. Sì, si può dire. Ah, bannate Livio. No, ma non lo di, non lo di. Lascia bannate Livio. Lascia perdere, lascia perdere. Intanto non cambia niente. Se... No, lascia Livio no, Pavico. Non lo dico. Dico dillo solo, senza dirlo. Dico solo che abbiamo un problema dilos con senza, Twitch. Senza dirlo. Abbiamo un problema con Twitch. Che secondo me Twitch ci ha scammato una cosa. Vabbè, vabbè. Detto. No, avanti. Secondo me è anche una cosa strana e grave. Però vabbè. Augusto l'ho mandato Asso l'altra volta. No, Asso, tu non sei triste, Asso. No, Asso, tu non sei triste, Asso. Tu sei tanto felice, Asso. Però lui, Asso mi ha detto che è vero. Questa cosa è un po'... I più infelici d'Italia. Perché? Ma no, un abbraccio a tutti i pugliesi. Sì. Asso dice ma che... Ma com'è colpa di amici e parenti? Ha detto Asso che quando torna è triste. Vedi, l'ha scritto. Povero Asso. Mi dispiace tanto. Perché ti fanno alzare alle 3 del mattino? Confermo tutto. Un po' è vero. Perché il Bari è in Serie B. Allora, il report condotto dall'Istituto di Statistica Italiano sul... Ma non è vero che non c'è un cazzo, dai. Guarda, la Puglia è bella. No, ma infatti parla di amici e parenti qua. Non parla del posto. Ah, e poi ci sono i campani che sono meno soddisfatti d'Italia e della propria vita. Come mai? E come sono mai? In assoluto in Italia quelli meno contenti delle relazioni con amici e parenti. Asso, perché vuoi male ai parenti? Il 13,3% dei pugliesi si definisce poco o molto poco contento della sua condizione. Inoltre gli abitanti di questa regione hanno votato la propria esistenza con una media del 7,1. Che cazzo vuol dire? Non lo so. Cioè che la mia vita vale 7, non ho capito. Perché rompono i coglioni. Ci può stare. Ah, io sono d'accordo con il a primo Torino momento. Vivi bene, Asso. Ti piace Torino, Asso? Torino è bella, dai. Torino è freddo bella. Cane a Torino. Io sono d'accordo col primo commento. Freddo, però. No, dai. Ovvio c'è Foggia. È vero. Guarda. Infatti 2700 like. C'è la città più brutta d'Italia, secondo me sta in Calabria ed è non mi ricordo come si chiama. Non me lo ricordo. Pizzo Calabro. No, raga. Crotone. Vabbè, ma ci sei mai stato a Foggia? Boh. No, non ci sei mai stato a Foggia. No. No. È a Gio Calabria. No. Cosenza. No. Sono finite, eh. No. Pola. No. Vabbè. No. No. Ragazzi, è una città sul mare sta. Mi sa di sì, insomma, manco dove sta. Lamezia Terme? No. Vabbè, non lo sai manco. No, lo so. No, non è Tropea. Tropea fanno il gelato alla cipolla, tra l'altro. E Foggia la città più brutta. No, ma raga. C'era... No, non è Catanzaro. È più piccola. Cioè, io... Gioia Tauro fa schifo. Gioia Tauro fa schifo. Cacchio, non mi viene. Non mi viene perché ci andavo, però vabbè. Cioè io noi siamo stati ad un matrimonio a Canicattì, con dovuto rispetto amici di Canicattì, io non ci vivrei. Vabbè, in realtà siamo stati al matrimonio a Valle dei Templi, è bellissimo. A Valle dei Templi, sì. Magari fare il matrimonio a Canicattì non ci vivrei, certo, però. Poi forse Rosarno? Sì, Rossano Calabro. No, Rosarno? Rosarno, forse. Va bene. Forse Rosarno. Vabbè. Anche Nicotera è carina perché sta sul mare, però anche lì. Cioè, hanno tutte le case coi capelli. Sai cosa significa le case coi capelli? Le palme. C'è, no? C'è presente che le case incomplete hanno i fili di ferro sopra? C'hanno tutte le case coi capelli. Vabbè. Va bene. Poi. Che è poi? Ah, il caffè 2 euro costa il bar. Ma siete matti, porco 2. 2 euro per il caffè, oh, è d'oro, porco 2. Ma no, il caffè salato fa schifo. Mamma mia. Ma quanto sei, ma perché quanto sei stato appena preso all'olla? E te lo fanno pagare pure di più il caffè salato, veramente. Ma già adesso che sta 1,20 euro, cioè 1,20 euro un caffè. Alivio. Vabbè. 1,20 euro. Un euro. Versi 2 euro, cioè... No, hanno fatto una stima.
Di media. Cioè, no, che ci sono posti in cui lo paghi a Milano, penso lo paghi 2 euro. Va, ci sono posti in cui lo paghi anche 5. No, no, sì, cioè, non va bene, uguale. Cioè, vai in centro a Milano. Il prezzo medio è 1,20, ci sono locali dove lo paghi. Sì, dove lo paghi 2 euro. Ma 2 euro per un caffè, Cristo santo. Che cazzo è, veramente? Non c'è dal 2006, no? Vabbè, dipende dove stai. Forse al nord. Va bene, un euro per il caffè. Ma guarda, già un euro. E però ci posso stare. Ma un euro di più di rincaro, ma anche 20 centesimi di più di rincaro. Che cazzo te sto a pagare? La porcellana dei filamenti d'oro della tazzina. Io mi ricordo all'università. A 80 centesimi un caffè, secondo me è un prezzo, sì. Io mi ricordo all'università, 80-90 centesimi. All'università costava 35 centesimi. Sì, pure da me. 35 centesimi. A Piazza Navona l'hai pagato 3,50. Quella è colpa tua. Non lo piar caffè a Piazza Navona. Vabbè, però paghi anche l'esperienza, il fatto che sei in un posto figo. Cioè, se te lo prendi in centro, sei consapevole che ti costa. Non stai pagando il caffè, stai pagando l'esperienza. La location, esatto. La macchinetta. Quindi, costa 30 centesimi. Col bug della macchinetta. Che vuol dire? Qual è il bug della macchinetta? Che vuol dire il bug della macchinetta? Che ne so, cioè, hanno scoperto un bug alla macchinetta. Anche a Napoli è salito. Ammazza Carmia, ma 50 è tanto, Cristo santo, per caffè. Sì, cioè, è tanto. Un euro, secondo me, no, è il prezzo. Un euro pure per 90, 80, no, il prezzo 90 centesimi. Cioè, massimo, ecco. Prezzo 80, massimo 90 euro. Centesimi, più, ma anche perché è comodo, c'hai una moneta da un euro, gli dai sta moneta a un euro, se mi dai 1,10 euro, metti due monetine per forza, invece con l'euro gliene metti una. A Napoli le macchinette universitarie sono sui 40 centesimi. Sì, esatto. Ma costano di meno all'università, ci sta. Alla zona figa del Comic Con questava zero. E tutti questo farite. È bello. Questo fa ride, ma fa anche riflettere. Questo è bello. Questo mi ha mandato pure Giovanni, Fabio, Filippo, Francesco, Esmeraldo e Ermenegildo. Praticamente c'è un tizio che ha fatto una domanda ad Oda. Però questo tizio ha praticamente, secondo lui, trovato il Matrix. E quindi voleva chiedere conferma ad Oda dei suoi calcoli matematici del Matrix. Certo. Praticamente lui ha fatto tutta una serie di diciamo operazioni matematiche per le quali ha trovato chi saranno i prossimi Mugiwara. Perché lui ha detto Odacci. Ah, è una quella, Odacci. Ho fatto una super scoperta incredibile. Se associamo dei numeri ai frutti del diavolo dei Mugiwara, essi corrispondono ai numeri dall'1 al 10. E lì ti fa tutti gli esempi. Ma che vuol dire? 5, 6. Sono praticamente 1, 10. Credo che il carattere giapponese abbia cioè valore di numero. Go è mu, 5, mu è 6. Esatto. I è 1, to è 10. Sì, esatto. Mancano il 2 e il 9. Questo significa che Bartolomeo Kiuma, che ha mangiato il frutto, non ce leggo quello, che sarebbe 2929, diventerà il prossimo membro di Mugiwara? Ti prego, dimmelo. O da genio, penso che Oda non abbia niente pensato una del genere. Ma ovviamente l'ho già pensato. Perché? Anche perché, scusa, lì fa gli esempi di quattro frutti, non di tutti. No, e sono i frutti della ciurma. Esatto. Ah, ok, per la ciurma. Vabbè, questo vi fa capire quanto che adesso il fan sono invasati. No, pensano, oddio, ho pensato ai numeri. Pensa se adesso Oda ha letto sta cosa, ci mette davvero Bartolomeo. Sì, e tutti tutti a dire, genio, incredibile. Perché Oda aveva fatto i calcoli prima, Oda genio. Ma guarda che secondo me la metà delle idee che gli vengono è perché qualcuno gliele scrive. Può essere. Cioè, figurati, verrà bombardato da ste teorie e figurati se non c'è qualcosa e dice figo, ma anche involontariamente, non per forza e dici copia. Però involontariamente sono delle idee che secondo me ti entrano quantomeno nel subconscio e il tuo cervello le registra e poi magari le metti, capito? Magari anche anni dopo, però è solo genio. Vabbè. Questa però, ragazzi, questo complimenti per questa teoria. No, cioè, ma questa teoria è stata fatta al capitolo 585, quindi si parla di più di 10 anni fa. Sì.
grande Gabriele Sinatra che fa Oda, che fa la faccia alla Kinemon, che ovviamente sa tutto ed è tutto progettato. Esatto, esatto. Non capisco come fa ad associare quei numeri a un frutto. Che correlazione? Vabbè, ragazzi, mi devo insegnare tutto. Veramente. Sì, vabbè, comunque sia, da quello che ho capito, cioè da quello che ha detto il primo tizio, è un po' forzata, eh? Cioè, è un gioco di parole con le pronunce. Ok. Ma sì, dai. No, io farei Orso. Sai come se la può giocare? Che Orso diventa. Credo che Orso adesso entra nella ciurma. No, beh, però Orso nella ciurma lo vedo. Lo puoi fare che tipo diventa della ciurma, tipo come gesto di riconoscimento per il suo sacrificio e poi muore, quindi di fatto non lo è più, però per un periodo X piccolo lo è stato. Quindi ufficialmente sì. Se la può giocare così, Oda segna, va. Incredibile, incredibile, incredibile. Bene, ma ora passiamo al link importantissimo. Oh, il link migliore della giornata. Il link importantissimo, Mangi. Voglio fare un gioco con te. Ah, lo dici, bello. Questa musichetta è Gixo che cammina. Voglio fare questo gioco con te, Mangi. Ah, dov'è Gixo? Ah, sì. Innanzitutto grande Ali Kandnil. Vuoi fare questo gioco? Già ho capito qual è. Praticamente non devono emettere suoni. Se metti suoni hai perso. Fa malissimo sta cosa. Eh sì che fa male. Mazza che stronzo. Guarda quanto via di rincorsa. Ma che son male. Siga. E si contorce. Ha vinto finalmente. Me lo mette a pecora molto probabilmente. Vabbè, devo dire che è un bel video. Massa di resistenza. Infatti Livio, licivio, convivio, in un bivio, d'archivio, d'abrivio, declivio, del trivio e quadrivio. Beh, Valentino, bella, è vero, è vero, gli ha fatto la mossa a capenno. Ti prego, mandami sto link. Vabbè, basta che scrivi questo nel motore di ricerca e te lo trovo. C'è due fanni, se vuoi. Hashtag fanni videos. Fanni video, fanni vecchio. Oppure no, cerca Guanbue. Comunque l'urlo mi sembrava giapponese. Bellissimo. Questo lo vuoi fare con me, questo ma gioco? Ma non, cioè, ma non è per il gioco che ti fai troppo male a sto ma gioco. Sì, ma che sei fatto? Ma chi te lo fa fare? Cioè, questi, ti ripeto, questi sono come quei due tizi che ho visto allo stadio. Ma penso che là non te lo possono, cioè. Dici? Beh, incitamento alla violenza. Stiamo molto al limite, eh. Vabbè, dai, un elastichino. Beh, non è un elastichino, guarda, quello è andato sopra, eh. Grazie, Liuma. Dai, è bentornato. Liuma ha sprecato il suo prime per sto canale di merda. Che babbo. Fatto no, bene, sì, cioè, qua niente, la schiena la butti dopo un po', sei matto. sì, io mi smonto. Va bene. Siamo arrivati finalmente. Oh. Ce lo siamo levati dai coglioni. Shogun. Allora, prima vorrei fare un'introduzione no spoiler. Va bene. Allora, devo dire, Non avevo aspettative, non avevo niente, cioè non ero partito prevenuto, ok? Io non avevo sentito, perché poi mi sono informato che molti lo paragonano al nuovo GOT, ok? Qualcosa di incredibile, nuovo fenomeno, pazzesco, una storia tratta da un libro che nessuno ha avuto il coraggio, tranne un film degli anni 80 tipo, di riproporre, una cosa pazzesca.
Devo dire che mi è piaciuto. Mi è piaciuto anche abbastanza. Non riesco a comprendere come non ci sia una stagione 2. Però magari noi parleremo dopo. Vabbè, non ci sta che non ci sia una stagione 2. Allora, la fotografia è bella. La regia è fatta bene. Le ambientazioni mi piacciono un sacco. Ti fa entrare proprio in una nuova cultura che magari hai già visto in altri film. Però qua secondo me viene analizzata e approfondita molto bene, cioè, anche perché le vedi tramite gli occhi di una persona che non è abituata a vivere quella cultura, capito? Quindi ti immedesimi in quella persona e te la vivi più da dentro, ok? Il romanzo è finito così. Ma c'ha però senso, eh. Cioè, lo scopo è insegnarti dei modi culturali a te distanti e come funziona, diciamo, tutta la parte politica, strategico-militare, le usanze di un posto che a te culturalmente non ti appartiene. Cioè, il bel mezzo, poi la guerra è un fine secondario, cioè ti stanno insegnando delle usanze e delle culture. Vabbè, allora, e te da europeo le vedi e dici, ma davvero? Dopo ne parliamo nella parte spoiler di questa cosa. Comunque ci hanno buttato di stagione 2 o non stagione 2. Hanno buttato anche un gran budget, tipo 250 milioni. E devo dire che comunque sono stati utilizzati bene. Si vede, secondo me. Cioè, sì. Hanno, cioè, quelle sono so tutte ricostruzioni reali, mi sa, dei villaggi, delle cose. Cioè, molto figo. Tutta la scenografia anche bellissima. Sì, mi piacciono questi campi larghi, questa telecamera anche che fa questi zoom in avanti, si avvicina sui paesaggi, queste panoramiche molto interessanti. Quasi tutto CGI. Ammazza. Allora, alcune scene sì, ovviamente sono in CGI. No, altre, ma dai, no. Tutti gli interni, le cose, quello lì sono roba costruita. No, ovviamente cioè, no, certo. Comunque, cioè, sì, sarà in CGI qualche ripresa dall'alto, tipo della città intera. Se è in CGI, se anche gli interni quando camminano per la città CGI, è veramente qualcosa di allucinante mai visto prima, per quanto mi riguarda. Saranno qualche campo lungo, queste cose così, tipo, ecco, magari in CGI qualche parte del tipo l'inseguimento sulle navi. Quello sì. Tra l'altro su quella scena poi c'ho anche un piccolo appunto che non ho ben capito. Comunque per me approvata, e personaggi caratterizzati molto bene, che appunto ti fanno capire effettivamente cosa significa essere parte di un popolo di quel tipo. E mi ha ricordato effettivamente in alcune cose Game of Thrones. Ok, perché ci sono questi intrighi politici, però a differenza di Game of Thrones qua ci vedo molto, a parte in alcune parti, il rispetto della guerra per via della cultura giapponese, capito? Che cambia un po' le carte in tavola, capito? Da quella novità un po' particolare. Cioè, sempre il rispetto, comunque, sotto un certo punto di vista del nemico. Ma pensato di fare, se poco, per le cazzate che dici? Pensaci. No, mi sembra un po' esagerato. Beh, è vero, una persona onorevole come te. T'abbiamo cresciuto troppo libero. Allora, secondo me, è la migliore serie dell'anno. Meglio del Problema dei Tre Corpi, meglio di Fallout. Bellissima, mi è piaciuto un sacco, consigliatissima a tutti quanti, non è una serie che te puoi guardare in binge watching mentre fai qualcos'altro, purtroppo te devi mettere sì. lì, no, purtroppo, invece è proprio quello che serve alla gente per apprezzare le cose, perché poi molti magari non apprezzano appieno le cose perché in realtà se ne guardano la metà. Se perdono dei dialoghi, se perdono delle scene perché se stanno a fare i cazzi loro col cellulare, con un'altra schermata attiva di qualcos'altro, mentre stanno a giocare, mentre parlano con l'altro, mentre cucinano. No, te lo guardi,
te lo devi guardare per forza concentrato, perché il 70% dei dialoghi sono in giapponese sottotitolati, sì. E quindi non è che puoi, a meno che non sia giapponese, ma altrimenti te la devi guardare per forza. E sì, come la pubblicità del The Space, esatto. E per quest'anno l'unica serie TV che mi aspetto possa provare a intaccare il primato di Shogun è House of Dragons. Cioè, secondo me Acolyte non sa, cioè, magari, magari, quando mai, magari quando fosse mai all'altezza, ma non credo sarà mai. È una serie che comunque va lenta, quindi, cioè, se una persona mi dice l'ho trovata noiosa, io lo capisco. Cioè, ma perché non mi sento di dire, non capisci un cazzo. Ma perché lo scopo è insegnarti una cultura. Cioè, tu devi capire, loro ti stanno insegnando delle cose che per te sono assolutamente strane. Cioè, l'onore di una persona che lo porta a fare seppoku perché ha infangato il nome del clan, cioè, per te è una cosa. No, ma anche da, cioè, europeo. C'è una scena, secondo me, potentissima, senso, di cui parleremo dopo, e ti fa capire proprio anche questa cosa qui, secondo me. Falsetto. Grazie Gian. Bella Gianni. Gian mi ha sprecato il suo prime per sto canale di merda. Secondo il più importante. Yuhu! Comunque ci sono pure pezzi in cui combattono, Ci sono dei pezzi in cui combattono. Allora, secondo me l'attore principale è un po' un pesce. Quale? Il vecchio? Ah, no, dice la, sì, no, sì, l'inglese. Ah, l'inglese. No, è vero, sì, l'inglese è un po', c'ho sempre sto faccia così. Sì, l'inglese c'ha un po' una faccia del cazzo, sono d'accordo. No, la sua recitazione è così. Non lo conosco quello. È vero. Quello, secondo me, non è un po' un po' strano, però vabbè. È vero, però probabilmente è realistico. Cioè, invece del tizio figo, del tizio perfetto, del tizio effettivamente alla fine lui è un coglione. No, sì, no. È un po' sì, però sì, la recitazione un po'. La sua recitazione non mi ha fatto impazzire, però vabbè. Comunque è una serie che secondo me inizialmente è effettivamente un po' noiosa. C'ha un incipit comunque interessante. Lo sviluppo è molto più interessante, però secondo me ti crea delle aspettative che poi non... Grande. Ha fatto il secondo account. Bello, c'ha il secondo account. Bello. Grazie. Bravo, la moglie, bravo. La moglie ignara di tutto. Giusto così. E diciamo che Stratto. Secondo me... ci sta che alcune persone siano rimaste deluse anche dal fatto che appunto la storia ti vuole portare da una parte che poi ti fa capire, ma non te la fa vivere effettivamente. Buonasera. Ciao Barbara. Bella, grazie. Buonasera, grazie. Cerberini. L'anniversario da Partner. È vero. Festeggiamo insieme 2 anni di Partner. Pazzesco. Infatti, applauso a Cerber Podcast. Cappellino. Applauso a Cerber Podcast. Grazie mille, Cerber Podcast. Grazie. Voi siete visti Shogun? Stiamo parlando di Shogun. Vedete la serie Shogun che vuole rimpiazzare GOT. Anzi, il nuovo GOT, detto Adotti. Ne stiamo parlando. Vediamo. Senza spoiler per ora, tra poco è entreremo nella parte spoiler. Cioè, diciamo che la particolarità di grazie Gosh. Trickster, grazie. Miglior serie 2024. Bravo. Trickster 2117 ha sprecato il suo prime per sto canale di merda. Che babbo. Sono d'accordo. No, cioè, sai qual è la differenza con GOT? Che GOT è bello perché tu vedi gli intrighi e i sotterfugi a gente che sa cortella e satsan. Invece ti insegnano che in Giappone il rispetto è l'onore. S'accortellano da soli. Sì, cioè, non ti puoi permettere il lusso di... È finita tutta. Sì. È, una... è finita tutta. È finita. Una miniserie comparata a una di 8 stagioni? No, ma infatti non c'è. Anche se in realtà ti fa capire. Grande qualcuno! Bravo, grazie. Grande qualcuno. Grazie mille qualcuno.
Road to Maradona. Road, road. Sottolineatura di sottolineatura. Uno adattato 20 suba tutti sti spilorci scrocconi. Ma che cazzo fai? Allora, grazie mille qualcuno. Sei un grande cazzo. Il periodo è il periodo Edo, quello in Giappone. Mi sa prima del periodo. Prima del periodo Edo in Giappone, in cui c'è un regnante che non può ancora regnare perché è un infante, è troppo piccolo, e cinque grandi consiglieri stanno cercando, tra virgolette, di spartirsi il potere in attesa che l'infante compia 18 anni. E quindi la serie parla per l'appunto di intrighi politici e macchinazioni per cercare quella che è la conquista del potere. E a un certo punto, come incipit della storia, compare un inglese. È simile anche a quello che succede in GOT. Allora, sì, diciamo che la vera differenza è che in Game of Thrones c'è un approccio molto anglofono, certo, delle certo. dinamiche Vabbè, politiche. No, è tutto su quello, ovviamente. E invece qua tu vedi questi intrighi politici, questi sotterfugi, ma dal punto di vista della cultura giapponese, che è molto diversa dalla nostra. Sì, e quindi i comportamenti sono molto diversi e te, tutto basato su quello, molte volte ti sembra anche assurde alcune cose, sì, esatto. Perché è una cultura diversa. Secondo me questa cosa è molto bella perché ti fa capire davvero quant'era la differenza e la distanza culturale tra le persone, ma anche sulle piccole cose. Cioè, ad esempio, quando gli dicono di farsi la doccia e lui fa: me la so già fatta questa settimana. Sì. E i giapponesi fanno: vabbè, come te pare. e appunto poi c'è anche una parte di occidentali, perché ci sono in quel periodo le ingerenze soprattutto portoghesi. E quindi il cristianesimo, perché poi non so chi sa di storia, però a un certo punto poi ci sarà una specie di epurazione religiosa, cioè il cristianesimo in Giappone verrà perseguitati in maniera molto cruenta, e poi il Giappone si chiuderà per tipo 200 anni perché queste ingerenze esterne, che in questo periodo ancora le vedi grigie, cioè anche i giapponesi stessi, perché secondo me è un'altra cosa molto interessante la serie, che ti fa capire che mentre noi da europei avevamo questa idea di andare a colonizzare gli altri perché eravamo superiori, loro, i giapponesi stessi, vedevano gli europei come dei tizi con cui commerciare, ma che comunque sia, sono dei cretini. Mm. Ok, quindi il fatto è che entrambe le fazioni pensavano che gli altri fossero inferiori, tra virgolette. Beh, non hanno ancora visto Livio. Quando hanno capito che lo pensavano entrambi, sono iniziati i problemi, diciamo così. Ma comunque, per chi è arrivato adesso, secondo me è una serie che inizialmente può sembrare noiosa, e magari per alcuni lo sarà anche alla fine, però devo dire che a livello registico, a livello anche di struttura narrativa, funziona molto bene. E ripeto, il fatto che ci sia un inglese fondamentalmente catapultato nel mondo giapponese ti fa proprio entrare nel mondo ancora di più di altre serie o di altri film che trattano la cultura giapponese, però vista dagli occhi di uno che la vede come te, ti senti più immedesimato e capisci molto di più le situazioni, quanto anche una cosa sciocca nella loro cultura è importantissima. E può causarti anche la morte, una stronzata, e tu dici: ma com'è possibile che la gente si ammazza per questa cosa? Sì, sì. Vabbè, è una stronzata per te, appunto, perché c'hai un modo di vedere il mondo diverso da loro. No, comunque sia, non sono i portoghesi che parlano in inglese nella serie, è l'inglese che parla in portoghese. Cioè, in teoria, ci sono due lingue nella serie: il giapponese, che viene sottotitolato, e poi il portoghese, che viene considerato la lingua occidentale, che quindi noi lo sentiamo in italiano se ce l'ha in italiano, oppure in inglese se lo vedi in inglese. Però in realtà parlano tutti portoghese, anche perché Mariko, che fa da interprete, è stata erudita dai portoghesi, quindi lei traduce dal portoghese. È il marinaio inglese che parla in portoghese,
per farsi capire. Mm-hmm. Sì, 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 sì. E poi, ripeto, i personaggi sono caratterizzati bene, capisci anche, c'è l'evoluzione di molti personaggi, e alcuni invece che pensi si siano evoluti, ma in realtà non lo sono. Vabbè, però ne parliamo poi tra poco nella parte spoiler. A te Maggi è piaciuta? No, più che altro, cioè, ripeto, non, se vi aspettate già roba, pure mi aspettavo gente che seminava. Non è questa la serie. Non sono interessati a mostrare. Ah, ci sono gente, delle scene cruente. Sì, sì, sono secondarie. Cioè, non so, combattimenti. Anche perché ti fanno capire come è tutto filtrato da scritti ufficiali, e quindi notazioni che devi seguire, rituali, protocolli. Non è Game of Thrones, cioè chi si aspetta Game of Thrones, per chi non l'avesse visto, non c'entra niente. C'entra niente soprattutto perché le macchinazioni politiche qui sono più che altro sempre viste dal punto di vista di un rispetto reciproco che in Game of Thrones non c'è. Game of Thrones io parlo con te, ma beccami il dito corto, però sotto sotto te sta ancula e tu non lo sai. Ma guarda che, beh, però anche qua te inculano, però te inculano. No, io infatti io su questo ho da ridire, perché in realtà è molto facciata. Cioè questo rispetto, questa dinamica giapponese è tutta molto di facciata, perché spesso quando parlano, parlano in un modo, ma entrambi gli interlocutori sanno che poi le cose vanno in un altro, e è un continuo poi, di questa dinamica. Effettivamente c'è un fattore che secondo me in queste serie, in questi film, a volte è un po' ridondante. Effettivamente le persone secondo me quasi più leali dal punto di vista della guerra eccetera sono sempre i nemici, cioè quelli che sono visti come cattivi tra virgolette, sono loro che rispettano di più le regole invece dei buoni. Anche in sta serie è così, cioè vi faccio un esempio: in molti film vedete il protagonista che viene catturato sempre, non viene mai ucciso, ok? Invece il protagonista non ci pensa due volte magari ad ammazzare il nemico. In questo caso è molto simile anche la cosa, cioè... Ma guarda, è comunque sia, cioè, allora, perché secondo me bisogna differenziare il concetto di buoni e cattivi da quello di point of view della, no, della, certo, narrazione. Ovviamente visto dal point of view, perché cioè io non reputo Toranaga il buono. No. Allora, diciamo che prima dell'ultima puntata sì. Vabbè, l'ultima puntata ti fa capire un po' che non è, cioè, proprio come l'hai Toranaga pensato. Toranaga è semplicemente il più carismatico e quindi è facile che Toranaga che è ti stia simpatico. Uno dei cinque reggenti, sì, che è quello, diciamo, che vabbè, è quello che ha più screen time. Sì. È quello che ha più screen time, perché in realtà comunque sia, per quanto poi venga descritto come un coglione il protagonista inglese, come uno anche con che non ha un'etichetta, che non si sa comportare davanti agli altri, che genera spesso situazioni politicamente antipatiche e che spesso anche si comporta in maniera arrogante senza motivo. Cioè ci sono momenti in cui lui fa veramente le cose soltanto, sembra soltanto perché vuole litigare, perché cioè, potresti farne a meno. Però in realtà, per quella che è la nostra etica occidentale, cioè, il buono è lui. Cioè lui è l'unico che si pone dei problemi etici in quello, cioè, su quello che vede, sulla morte delle persone, sulle punizioni, su tutta una serie di cose, che invece tutti gli altri, che invece sono molto più acculturati, molto più educati, molto più svegli, non si pongono, perché per loro culturalmente sono altre le cose che hanno importanza, e ad esempio l'importanza della vita del singolo è molto relativa nella cultura giapponese.
al contrario invece della nostra, in cui comunque sia, con tutte altre cose, però la mettiamo sempre al primo posto. E... sì, la vita ha meno importanza, hanno più importanza gli ideali, la fedeltà, sì. L'onore e il regno stanno al primo posto. La tua vita fondamentalmente non vale un cazzo. Sì. Poi infatti poi lo dirà anche... anche uno dei personaggi. Quindi in realtà è molto interessante, io la consiglio, però aspettatevi una serie che comunque va lenta e si sviluppa nel 95% tramite i dialoghi, perché è così. Diciamo che ci sono anche delle parti che mi hanno fatto ridere. C'è una parte molto divertente, secondo me. Quello dell'ultimo episodio. Ah, lui sì, lui è Yoshikage. Sì, è vero, lì è Yoshikage. Perché è un po' un coglione, però non sembra così coglione. Alla fine però è un bravo ragazzo. Vabbè, bravo ragazzo. Arrivabbè, in mezzo all'altri. Insomma. Oppure se è il coglione del primo episodio, scegli. No, poi ti dico qual è la parte che mi ha fatto ridere. No, chi sei tu, dico. Ma io sono anche un po' il protagonista. No, non sei quello del primo episodio. Non si fa i cazzi suoi. Dice una frase che non deve dire. Senti, vatta a schioppare, che fai favore a tutti. E comunque io sono dell'idea che in realtà, se la paragoni alla prima stagione di Game of Thrones, è molto simile. Perché nella prima stagione di Game of Thrones non c'era il budget per fare le battaglie, quindi pure le battaglie non si vedono praticamente mai. Pochissimi scontri. Molto invece viaggio, ambientazione, dialoghi, intrighi, e secondo me lo ricorda molto, cioè prima anche un po' a seconda, cioè, già nella seconda c'è la battaglia alle acque nere, che quella sganci, sì, il terremoto. Va bene, dai, sì. Entriamo nella parte spoiler. Bella Fra. Grazie Francesco. Bella Fra. Francesco 2002 sottolineatura ha sprecato il suo prime per sto canale di merda. Che babbo. Viva il team Livio. Mamma mia. Sempre sia lodato. Va bene. Bene. Allora, spoiler. Ma quanto è fregna la tizia, io. Vabbè, questo non è uno spoiler. Non sono visto appunto, cazzo sei. Te la vuoi fare con Marico Samano? Marico Samano, è figa. pensavo fosse molto più giovane, invece è over 30 l'attrice. Beh, ma anche il personaggio è over 30. Vabbè, non credo. Sì. Dice che ha fatto il figlio da meno di 20 anni. La prendono sposa e là si prendono sposa come in Europa, è molto giovani. Avrà fatto il figlio a 18 anni, nemmeno. Cioè avrà Arfio quanti ce n'ha? 14? 32. Sì, l'ha fatta a 18. Te sto di. Ma sì, cioè da quello che te dice, cioè, sta su poco più di 30. 30, poco più di 30. Allora. È quella che ha fatto Fast and Furious 9. Ci sono delle scene secondo me potentissime. Andando in ordine. Nella seconda puntata è la parte in cui il marito vende il figlio. Il marito di Marico sta sul porto, sì, combatte e poi va a morire e fa l'inchino. Certo, mi è sembrata anche un po' strana, perché poi ripeto, entrare nelle dinamiche giapponesi è particolare. Buntaro, grande Buntaro. Effettivamente gli danno il tempo di fare sta cosa, non c'è nessuno che gli va dietro e lo ammazza. Non capisco. No, ma credo che però sia perché rispetto, non lo so, Buntaro, esatto. È rispetto per il momento. Cioè, e lì ho detto: questo personaggio è fighissimo. E poi torna e fa il coglione. Beh, era coglione pure prima, eh. Vabbè, cioè lui ti fa. No, ammazza. Sì, invece. Cioè, fino a quel momento ti fa capire. Beh. No, era un pezzo di merda. Era un pezzo di merda pure prima. E ti fa capire che lui è. No, attenzione, un pezzo di merda fortissimo. Diverso da coglione. Io intendo coglione tipo scemotto.
Ma non è uno scemo. Beh, cioè, insomma, quando fanno... È quella, la gara di bevuti. E quella lasceremo a fatto. Vabbè, però lì è la gara chi c'è al cazzo più duro. Sì, però è che una cosa che farebbe Maggi, proprio. Cioè, e se mette vabbè, ma là, ci sta, lui. Vabbè, lui è, capito, quello sta tutto il giorno con la moglie, porco due, è normale che rosica. Sì, dai, quando si mettono a mangiare chi fa il suono più alto. Quello ha fatto molto ridere. Ma però, che però... sei sposato con quella e tua moglie sta tutti i giorni con Tizio e capisci? Che, cioè, però fa che... il fa d'ambriaco, visto, cazzo, fa il quattro, tira due frecciate allo stesso punto d'ambriaco, OP quello, Che poi è molto bella quella scena, perché quando poi lui non si capisce bene se è violenta o comunque sia picchia Marico, sì, e c'è tutta la scena fuori. Lui chiede perdono dicendo che ha offeso il proprietario di casa. Sì, e chiede perdono perché dice che era l'alcol che l'ho fatto agire. Sa che. E a me quella scena piace un sacco, perché lui, quando torna a casa dopo che quella scena è finita, la telecamera va sulla freccia nel palo. E lì ti fa capire che in realtà non era così ubriaco. Che quel tizio da ubriaco sa benissimo cosa sta facendo. Sì, sì. Perché ha preso esattamente il punto che voleva prendere quando ha sparato con la freccia, e quindi gli ha voluto menare perché gli ha voluto menare, non perché era ubriaco. Sì. Cioè, il modo in cui l'hanno costruita questo, a livello registico, è molto figo. È il concetto per cui io mi incazzo con Hunter x Hunter. Perché basta una scena per farti capire, capito? Non servono per forza le parole, lo capisci anche, sì, da un... Succede anche in Hunter x Hunter. Una cosa, capito? Non serve il papiro, cioè, non è che poi non parlano mai, cioè... No, parlano tanto. Esatto, è la stessa cosa. Se parlano tanto, poi ci sono delle scene in cui invece viene utilizzato un altro modo per farti capire le cose. A me la, mi pare, quinta puntata, forse è quella che mi è piaciuta di più, quella in cui capisci proprio appieno la differenza delle culture. Quella del piccione, del falco, e cazzo. Quella del dell'uccello. Quell'uccello. Quella è una scena potentissima, bella, però mi sa che non è la quinta, mi sa che dopo forse. No, mi sa che la vabbè, non mi ricordo. Quella scena è incredibile, quella scena è incredibile. Cioè, sì, che cosa succede? Toranaga fa un dono al protagonista e il protagonista lo vuole frollare questo piccione, questo fagiano, e lo lascia lì, e dopo un po' inizia a puzzare. Però lui che cosa dice? Ragazzi, non lo potete toccare quel coso, perché voglio fare un piatto fatto bene. Fidatevi delle cose. Non vi fidate comunque. Quindi, lui sapeva tre parole, fa toccare morte, chi tocca morte, sì. E poi che cosa succede? Però ovviamente era diciamo un modo per far capire non lo toccate, è per dire. e poi che cosa succede? Che un giorno si sveglia e vede che il fagiano non c'è più. E vabbè, va fuori, dice: ma chi è che ha tolto il fagiano? E lui gli ha detto: puzzava il vicinato, non riusciva più a sopportare questa cosa, e quindi il giardiniere l'ha tolto, e poi si è tolto la vita. E lui fa: che cazzo dici? Cioè, perché si è ammazzata? Che tu ci avevi ordinato? Che... quelli erano gli ordini, cioè chiunque avesse toccato il fagiano doveva morire, però qualcuno doveva toccare sto fagiano, perché non poteva rimanere lì per la quiete del villaggio, e quindi lui si è sacrificato. E dicono: per lui è stato un onore morire per questa cosa. E lui gli dice: ma che cazzo state a dire? Tutti matti. Onore di che? Un fagiano di merda. Tenetevi il fagiano. E bastava dirmelo. Esatto. Cioè, nel senso, se basta dirlo, se è una cosa insostenibile, o buttiamo sto fagiano. E quindi là lui capisce effettivamente che stiamo parlando proprio di una cultura che a lui è completamente strana, cioè la vita non ha senso, no?
ed è lì che inizia veramente a spingere per andarsene, fondamentalmente, da quella situazione. Però poi le vicissitudini lo portano poi a tornare sempre scopà. All'ovile. Però vuole scopare, sì, sì, sì. Voglio andarmene, ma voglio pure scopare. Infatti voglio andarmene con quella con cui scopare. Voglio andarmene con quella con cui scopare, giustamente. Quello è un altro colpo di scena, cioè il fatto che lei muoia effettivamente. Non me lo aspettavo. No, quello è figo. Non me lo aspettavo. Vabbè, ma come anche con il vecchio, Cioè, anche cioè di solito in queste serie, quella scena con il vecchio, a un certo punto arriva una situazione per cui lui non fa seppuku. Ok, cioè, per come di solito sono costruite queste scene serie TV. Invece no, cioè, fa seppuku e Toranaga non lo ferma. E lei va lì perché deve morire e alla fine muore. E... era tutto un piano di Aizen. Mm-hmm. Era tutto un piano di Aizen, sì. Era tutto un piano di Aizen e infatti è per quello che dico, considerare il buono Toranaga... No, allora, dopo l'ultima puntata ti spiega proprio che in realtà lui vuole diventare Shogun. No. Cioè Toranaga vuole... Come no, te lo dice? Allora, non lo dice. Glielo dice l'altro. Meglio io adesso con sti coglioni aspettando che arrivi il minchiottino. A voi lasciar potere il minchiottino. Però che lui cresce. Vuole diventare Shogun. Dice per un mondo migliore, eccetera. Quindi, però, effettivamente, cioè, se non mi avessero detto è autoconclusiva, io avrei pensato che la seconda stagione c'era. Ci sarebbe stata la seconda stagione. Ma allora, però, su questa cosa della seconda stagione, io non metterei la mano sul fuoco che non ci sia un qualche tipo di seguito, perché innanzitutto, da quello che ho capito, i romanzi sono vari e vanno avanti. Poi trattano anche storie diverse, però... Però pare dice che non trattano la guerra. Non trattano la guerra di per sé, anche se comunque sia, volendo lo puoi fare, Cioè... Cioè tu volendo puoi comunque sia andare a inserire le parti che non vengono trattate nel romanzo, se vuoi. E, detto questo, se effettivamente non ci sarà una seconda stagione, allora a me l'ultima puntata è piaciuta molto. Cioè tutta la parte in cui loro stanno sugli scogli, diciamo, e il regista ha detto di no. E va bene. E pure a Matrix non gli dicevano che no. Vabbè. E quello poi vedremo. Cioè poi secondo me comunque sia, cioè come finale ci può stare. Io con le palle cubiche è Zemeckis. Ha detto Zemeckis. Finché io sono in vita ritorno al futuro, non si può. Lo aspettavi io schioppi, infatti mo lo accoppano, così lo accoppano prima. E, allora secondo me cioè se volevi fare un finale che non dava adito a possibili seconde stagioni dovevi essere un po' più netto, cioè il motivo per cui io ho un po' questo dubbio su potenziali prossime stagioni è perché mi sembra che sono proprio loro che hanno fatto un finale in cui si sono tenuti un minimo aperta la possibilità e forse perché sebbene il regista non voglia, magari invece Disney Plus sì, non lo so, e Disney, perché poi è su Disney Plus ma non so se è prodotta Disney Plus o da qualcun altro, non lo so. Non mostravano l'angine in punto di morte. Anche se comunque sia puoi continuare a narrare la storia consapevole che lui poi, cioè, anche perché succede tipo alla puntata numero 8 che vedi la prima volta lui vecchio, quindi cioè, già durante la serie lo sai che lui non è che muore perché lo vedi da vecchio. Quindi non è che è uno spoiler che non puoi sostenere. E puoi comunque sia continuare a narrare la storia anche consapevole del fatto che lui non morirà. E
anche perché comunque sia sono fatti storici, quindi se uno conosce la storia, già lo sai. Ma non è una scena onirica. Allora, all'inizio pensavo fosse una scena onirica, però poi no, secondo me non è una scena onirica, perché poi lo si rivede di nuovo. Cioè la prima volta che l'ho visto ho detto vabbè, magari stava sognando, perché poi si sveglia sul letto lui. Però poi la fanno vedere un'altra volta. Però è perché lui che sta per farsi poco, quindi è lui che si immagina vecchio, ho pensato a una del genere, anche perché non c'è... Da come te lo dicono non lo sai se tornerà effettivamente in Inghilterra, anche perché mo deve... No, da quello che si è capito secondo me non ci torna. Non ci torna. Anche perché Toranaga lo vuole lì. Ho detto gli faccio ricostruire la nave e poi la distruggo di nuovo. No, non sono i figli, non sono i figli, li chiama nipoti. Lui è il nonno in quella scena, non sono i figli. I bambini che vedi nella scena sono i nipoti. Sì, nipoti. Dice nonno. Però se ha dei nipoti, devono esserci per forza dei figli. No, sì, ma è proprio per quel motivo. proprio perché in suoi figli quella lì mi è sembrata una scena onirica. Della serie, lui che immagina se stesso da vecchio, ipoteticamente parlando. No, ma può essere. Sul punto di morte. Cioè, la puoi interpretare pure così. Io non ho capito una cosa. Nella seconda puntata. Mm-hmm. Quando prendono le due navi e fanno tutta quel bike and raft. Ah, bello. Bike and raft. Ma mica la seconda puntata. Non è la seconda? Sì, la terza. La terza puntata. Vabbè, quando c'è il tizio che fa... Esatto. Io non ho capito. I tizi che li bloccavano. La nave nera. Come perché erano ordini del capoccia. Ma perché come facevano a bloccarli? No, lo sperone. Lui sta parlando delle barchette. Le barchette. No, però le barchette volevano bloccare la nave piccola dell'Angi. La nave piccola. Non la nave nera. No, una è in galeone spagnolo. E infatti quando parte la nave nera si attaccano al cazzo perché non erano preparati ad affrontare. Non ci hanno neanche provato, però. Il galeone spagnolo? No, è perché lì. Cioè, mi è sembrato che hanno subito e basta. No, ma perché lì ti fa capire, almeno io ho capito così, che lui si mette in modo tale da navigare coperto. No, certo. No, io quello che sto dicendo è perché loro. Non hanno provato ad affondare anche la nave nera, non si poteva fare. No, ma che nave... cazzo vai? Cioè, no, la nave nera, no, ma la non nave... ci hanno manco provato. Perché la nave nera è il galeone spagnolo dei portoghesi che va a Macao. E loro hanno interessi con il cristiano. No, sì, cioè, uno dei cinque. Credo. Sordi. Credo... No, cioè, non so, non c'è stata una freccia. Non c'è non lo stato puoi... niente. No, la nave nera no, non no lo però provare. Anche l'altra. Però... No, l'altra non riuscivano a prenderla perché era coperta. Però non ci hanno manco provato. Ma perché se rischi di... Se hai fatto tu attacchi la nave nera. Se tu attacchi la nave nera, rischi di entrare poi in conflitto con i portoghesi. Esatto, cioè non, no, il okay, rischio non va però la candela. L'altra. Cioè, comunque, che fai? Una freccia da qualche parte non gli era. Ma sai che gli era andato troppo addosso. Ormai, per ma magari poi un paio di frecce gli avranno pure provato a tirare. Però sembra proprio che subiscono e basta. Ma perché? Cioè. Il concetto è mi sono fatto scudo con la nave nera. Certo, però se c'hai tipo una riga di barchette, anche se mi metto dietro o da una parte dall'altra, mi attaccano. No, perché vanno a ridosso delle scogliere. No, loro fanno questo. Cioè, qui c'è la scogliera, loro fanno questo. E qui non ci stanno le barche di là. Loro vanno a muro. Ma le barche sono anche attaccate al muro, cioè non stanno all'altezza della scogliera, mi sa. Cazzo, metti una barca su una scogliera e va. Secondo me era un po' più mi è sembrato un po' semplice, no. Però vabbè, però sti cazzi è una cazzata, cioè non è che e poi invece ecco, mi sta sul cazzo come cammina Macaccio. Mi sta sul cazzo, è l'unica che cammina così. No, non è vero, tutte le donne camminano così. Sì, le altre camminano, però lei c'ha tipo le gambe che gli vanno in avanti. Mi dà fastidio. Ma pure la... Mi dà fastidio. Guarda che cammina bene. Cammina identica la... No. La finta moglie di... Non come lei. Lei camminava in un modo più fastidioso di tutti. Ah, era troppo fastidioso. Era proprio fastidioso come cammina, tipo... No, effettivamente, ecco, una cosa che dicevano pure in chat è sulle parentele dei minchiottine. Io con le parentele dei minchiottine mi sono un po' perso, effettivamente. All'inizio io con i personaggi mi confondevo. Cazzo di minchiottine? No, ho capito che cazzo so.
perché alcune sono concubine che servono per essere ingravidate praticamente, perché le grandi non possono dare figli. C'è tutta qua storia dei minchiottine che rimangono, che poi la capitale era Osaka all'epoca. Ma posso, sì. Ma posso capire quali sono le minchiottine? Quelle che stanno nella casa. Allora c'è minchiottina incinta, okay. che è la moglie di Toranaga. Che è la moglie di Toranaga. Poi c'è minchiottina anziana. Ok, che mi è sembrata. Che dovrebbe essere la moglie del vecchio. Ce n'è una terza. Poi a un certo punto muore, quando arriva la reggente, muore un'altra vecchia che non ho capito chi cazzo è. Quella mi sa che era la loro maestra, tipo. Quella mi sa che era la loro maestra, no, sì, quando allora, loro erano piccole. Ma ti dico, ma io all'inizio, nelle prime puntate, mi confondevo tra i personaggi. Questo però è un problema, la mamma di Ushiba, culturale, cioè nel senso, mi era difficile capire chi era chi. L'anziana è la moglie di Toranaga, quella è la concubina, ok. Ah, ok, quindi. È il contrario. E poi però ci dovrebbe essere pure un'altra vecchia, che è la moglie del suo miglior amico, o sbaglio? Oh, e poi c'è un'ultima vecchia che muore quando compare, che c'è la reggente, quella che ha dato. Quella è la mamma, non è la maestra, ok. Ah, è la mamma della reggente quella. Sì. Che questa me l'avrò persa. Sì, e poi il modo in cui parla invece la madre del re, del bambino, del bamboccio, è insopportabile. Vabbè, volutamente così. Insopportabile, veramente. Cotto. Secondo me invece fa, cioè, stai zitta. No, la vecchia che muore è la moglie del vecchio reggente. Ah, lo vedi? Non è la mamma della reggente, della concubina. Lo vedi? Vabbè, ma è così importante? No, proprio di che effettivamente vede tutte ste minchiottine a un certo punto sono parte integrante della storia. Quindi sarebbe la suocera. A un certo punto diventano. Il piano a un certo punto è mandare lì, perché no, le minchiottine devono essere liberate, tra virgolette. No, sono importanti. Ora, episodio 9, sono importanti tutte queste minchiottine. Sì, vabbè, però perché come gruppo. Il concetto è: sto venendo a portarle via. No, non lo puoi fare. Sì, lo faccio. No, non lo puoi fare. Mi suicido. Ma che fai? La fai suicidare? Se no, muoio di merda. È parte del piano, eh? No, certo. Se non l'avessi più vista non sarebbe stato più un problema. Poi ritornano ste minchiottine del cazzo. Dico, chi siete voi? Carine le minchiottine, però. E Livio, poi c'è il personaggio più figo. Sai che è il personaggio più figo, Livio? Quel bavolo a barba. Quello è l'ultimo episodio. Quello è il personaggio più figo. Come cazzo si chiama, mi ricordo? Quello di Canto. Il reggente di Canto. Il reggente del villaggio. Il doppio giochista. Yoshigabe, tipo. Yoshi. Perché sembra un coglione e fa... Come faccio da coglione, invece non è un coglione, se sta solo a pià per culo. Ma anche lì io quella scena l'ho pensata come lui si finge matto per farsi rispedire indietro. No, invece secondo me io invece l'ho visto che lui l'ha fatto apposta a fingersi matto per tornare indietro. Che vedeva i pesci, dai. Poi sta cosa non ce l'ha avuta più. Invece lì sembra quasi che abbia proprio le allucinazioni impazzito. No, può essere. Cioè, può essere pure che ci ha avuto un momento proprio di shock reale. Poi si è ripreso, quando è tornato a casa sua. Un atto di fedeltà per ripagare i propri peccati. Ci avevo di pensare prima, No, cioè, mazza, ha fatto brutta la cazzata, Cioè, però mi piace il fatto che nel momento in cui poteva effettivamente avere il potere... ci ripenso. Quello mi è piaciuto. Cioè, gran personaggio, sì. Ma come sono tutti fatti abbastanza bene. Cioè, no, e poi secondo me sono attori veramente bravi. Cioè, l'attore di Yabushiga è figo, l'attore di Toranaga è figo. Poi ripeto, pure certo, secondo vedere me... vedere Toranaga che si butta col vestitino ha fatto un po' ridere. È un po'... Non lo so, mi è sembrato anticlimatica quando insegni i tuffi. Ma sì, ma ci stava. Quello in realtà era tutto un modo per entrare in confidenza sì. con no, con dico, mi ha fatto ridere che a un certo punto ho detto, oddio, ma questo mo si mette nudo. Invece no, rimane vestito comunque e fanno la gara. D'altro a me, ecco, quella è una delle cose che mi è piaciuta di più in assoluto. Che va bene, sì, c'è il piano... che un po'
si era capito, insomma, no? Che lui stava fingendo di essersi arreso per farlo credere anche ai portoghesi. Sacrifica il suo migliore amico e anche lì probabilmente l'altro l'ha capito e l'ha fatto apposta. Ha fatto apposta. E poi sacrifica pure Marico. Però a me la cosa che mi è piaciuta di più è stata quando gli ha detto: io in realtà di sto inglese non ce n'ho bisogno. Cioè, però mi fa potrei fare la stessa cosa anche senza. Sì, però mi fa ridere, ma soprattutto cioè, è una fonte di distrazione per tutti. Uh-huh. Cioè, è molto figa questa cosa perché lui si è reso conto. Ci sono rivisto molto, Maggi, lo sai, la risata è importante. Fai ride, ma ci può stare. La risata è molto importante. Sì, sì, no, è vero, lui si è reso conto che è talmente esotico e fuori dagli schemi loro che attira l'attenzione di chiunque e quindi è un ottimo parafulmine per tramare nell'ombra e è molto figa questa cosa, a me piace un sacco, cioè secondo me è quella l'idea che fa fare lo switch al finale per cui mi è piaciuto molto, anche se ripeto sono d'accordo che se uno dice sì però il finale è not enough, secondo me sarebbe più che enough qualora poi ci fossero altre stagioni. Se invece è finito così, io sono d'accordo che potevano essere un po' più convinti in quello che facevano vedere nel finale, perché comunque sia molte cose sono appena accennate, sembra quasi che poi vogliano essere approfondite. Beh, non è che gli danno i torrini a buffo, glieli danno perché lui comunque gli salva la vita due volte, Gli dà le spade, tra l'altro bella quella cosa che in realtà sono spade che non valgono un cazzo. No, aspetta, ma gli danni terreni, in realtà lì è un piano anche quello di Tornaga, perché vuole far indispettire i portoghesi. Perché... Gli arterino vicino ai concubine. Perché là... No, vabbè, quello... Ma quello gli danno il tempio. Quello è buffo. Sì, sì, sì. No, però lì in realtà il piano di Toranaga è che deve cercare di creare una frattura tra gli altri quattro. Perché dice, cioè, se sto 4 contro 1 perdo sempre. Quindi l'unico modo per riuscire a vincere questa battaglia è che... dividerli dall'interno. Esatto. E lui vede nell'interesse dei portoghesi verso l'inglese il modo per... farli sfregiare tra di loro, perché al capetto lì, il giapponese, non mi ricordo come si chiama, desto tizio Ishido. Ishido. O Ishida. Una cosa così. Non gliene frega niente l'inglese a lui, cioè dice vabbè sbrigamo se riuniamo il consiglio, facciamo questo annuncio e levamosi dal cazzo Toranaga. E invece i portoghesi dicono io firmo se però prima tu mi porti l'inglese. E quindi allora di conseguenza Toranaga non solo si porta via l'inglese ma gli dà anche importanza per far rosicare ancora di più i portoghesi che vanno da discesa e faccio, vedi? Cioè mo c'è sta un inglese eretico protestante, perché poi è tutta lì la dinamica, perché i portoghesi sono cattolici, gli inglesi sono protestanti. E quindi sfregi. Sfregi a Google. E quello gli fa guadagnare un sacco di tempo e gli permette di far incrinare quei rapporti che poi si spezzano quando muore Marico. Perché? Anche lì. Perché i portoghesi vedevano in Marico un vero giapponese convertito. E per loro quella è una cosa importantissima, perché ovviamente l'obiettivo dei portoghesi è colonizzare il Giappone e per farlo il modo migliore è la religione. Se tu riesci a espandere il cristianesimo, poi viene da sé che il Giappone diventa una colonia fidata.
Sì. E... un'altra cosa, ragazzi, gli anglicani sono protestanti in tutte le serie. Quando vedete un tizio che fa il simpaticone, è sempre un pezzo di merda. Ma dici il fratello? Mamma mia, ma appena l'ho visto ho detto, ma questo sì, ma non sì. La conta mai giusto, questo è un coglione, questo fa un casino della Madonna. Grande. E ad esempio lì era, ma questo in tutte le serie, culo, eh? Queste sono tutte le serie, tutte, quando vedi il simpaticone che sembra, oddio questo è un grande, questo è buono, un figo, è sempre non un pezzo è di, il peggio di tutti, ma ad esempio lì era proprio da Nozze Rosse, però te la cambiano perché c'è la cultura e quindi danno... Ti diamo tempo fino a domani al tramonto. Cosa? Ma uccidici tutti, no? Hai detto il tio che coglione è cascato sulla roccia. Sì. Manco anche quello è un'altra parte molto bella. Che lui dice, avrò una fine gloriosa, eccetera. Invece è morto come un coglione. È un attimo. Sì. Ragazzi, occhio alle rocce scivolose, raga. Sì. No, ti fa capire proprio... le differenze, no? Cioè lì sono comunque quando anche c'hai quello tutto in pugno puoi mettere fine a tutto, però comunque rispetto. Vabbè, ma, rispetto. Ma anche perché è morto il figlio che ha cercato di uccidermi, 49 giorni di pausa per compatire la morte del figlio. Minchia, grazie. Si ribeccavo tra un mese e mezzo, tra quasi due mesi, vabbè. No, vabbè, ma infatti anche per le esecuzioni. Cioè, loro ti dicono ucciditi. Cioè non ti uccidono loro. Sì. Ti dicono... Ah, è un'altra scena bellissima. Ecco, questa è una scena veramente incredibile, secondo me. Il momento in cui Mariko si vuole fare seppuku, ma non arriva il tizio a tagliarle la testa. E quindi dice sono... Perché il suicidio ti porta alla dannazione eterna, che è un peccato. Mettere fine alla propria vita e là vedi proprio la disperazione sua nel momento in cui non viene il tizio. Quella parte c'è un pathos incredibile, secondo me. Ma sì, ma anche quando gli fa il discorso al marito che gli dice di permettergli di uccidersi e lui gli dice di no e lei gli dice io, cioè a me la cosa che dà fastidio non è che tu mi hai impedito di togliermi la vita, ma è che tu mi hai obbligato a viverla con te. Greve. Cioè, greve. E quell'altro comunque abbozza, perché poi quell'altro è un po' zunderino, cioè, nel senso, da una parte c'ha tutta sta idea pure culturale, per cui se lei è figlia di uno che ha tradito... che poi ti fa capire che non è vero che ha tradito, ma l'hanno inculato male. Però se lei è figlia di lui che ha tradito, comunque deve essere trattata, ed è una donna, deve essere trattata male. Però alla fine lui è innamorato. Lui è innamorato. Poverino, cioè, è lei che non è corrisposta. No, lei lo odia. Corcare se... botte fa un po' te. No, certo, perché c'ha questa contraddizione interna, proprio la persona. Erano gli scorreggenti quello lì. non lo so. È fatto per il tuo bene, fidati. Sì, poi ecco, ci sono altri personaggi che sono un po' così, tipo la tizia che fa da concubina all'inglese per un po' di tempo. Questo io alla fine rimani, perché io non posso più scopare con quell'altra. Devo scopare con te. No, non è possibile. Vabbè. Che vita di merda. Ma ripensaci. Comunque, ecco, lì io ci sono rimasto veramente male. Cioè, mi ero talmente immedesimato in lui che quando Mariko è morta, mi ha fatto proprio, cioè, cazzo, greve. Proprio l'ho sofferta come cosa. Pezzo di merda, quello c'ha una moglie a Londra, eh? No, vabbè, ok, però... No, perché ufficialmente è sposato. Però, cioè... Però se sei dall'altra parte del mondo, sono vabbè, anni, lì poi non sai neanche se tornerai mai, cioè. Ah, poi, una cosa che non ho ben capito, effettivamente, cioè, l'ho capito, ma non lo comprendo fino in fondo, è quando lui
rincontra il tizio della sua vecchia ciurma. Sì. Che effettivamente, invece di... vede che sta in una situazione proprio di merda, ha passato dei mesi infernali, tra l'altro per colpa sua. Non è che c'ha, dice, mo cerco di correggere questo errore. Grazie Prugna. Bella Prugna Folta. Prugna Folta, Team Livio. Prugna Folta, sottolineatura, Team Livio ha sprecato il suo prime per sto canale di merda. Che babbo. Bravo, 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 bravo. Prugna Folta. Bravo, buon gusto, buon gusto. E mi ha fatto un po' pena il tizio, cioè... Allora, perché sì, non corregge l'errore e anzi lo prende a cazzotti e se ne va? Cioè, ma non lo se ne va perché quel tizio ci andasse. Sì, però lo prende a cazzotti. Perché gli sta, perché no? Perché lo si rende conto che... Però poi lo fa proprio per fargli male. Eh no, ma agli amici gli sta sul cazzo. Ma lì è colpa tua. Guarda però, che però non so se è solo quello, anche il fatto che, visto che lui adesso ha un ruolo, se quell'altro, diciamo, gli mette un po' le mani addosso, lo insulta e lui non fa niente, poi c'è il rischio che lo fanno secco a quell'altro e quindi gli emena lui, non lo so, non lo so, un po' di cattivo gusto, non lo so, quella scena è, da come l'ho percepita io, gli sì, capito, guarda, perché che si guarda dietro, guarda che noi ci stai sul cazzo perché abbiamo capito che stiamo qua per i cazzi tuoi quando potevamo tornarci, però non cerca di mediare, cioè io, avendo dato quel carattere al protagonista, avrei fatto sì che magari, ok, dici, ok, me ne vado, però di nascosto comunque gli aiuto in qualche modo. Ma che cazzo è quello di scopare? Capito, mi ha dato un po' l'idea, non gliene frega un cazzo. No, perché non è di scopare? Giustamente. Cazzo, cioè gli altri sono là, ovviamente, deperiti, nella merda più totale, a lui proprio... Vabbè, però pure loro... Cioè, perché lui viene un po' colpevolizzato per quella situazione. No, certo. Però in realtà lui... che colpa c'ha? Cioè, lui ha cercato in tutti i modi di... Cioè, lui comunque sia, ogni volta che può, cerca di dire liberate i miei compagni, ridateci la nave che se ne andiamo. Cioè, lo fa per tutto il tempo e poi quando arrivi lì e ti senti di tutta colpa tua, ci può stare che te lo dal culo. Sì, però un brutto messaggio. Poi, tra l'altro, un'altra cosa che ho notato è che in realtà non mi è sembrata esserci questo legame così potente tra la ciurma, cioè già la prima puntata non sembrano proprio amici, cioè sembrano tizi messi insieme per fare un lavoro, si conoscono da un po' perché hanno navigato insieme, però non ci ho visto questo legame d'amicizia, quindi secondo me è pure quello che, cioè, comunque sia, sì, siamo venuti qua insieme, però boh, chi cazzo sei? Hai capito? È come dire che te devi tornare a casa tua con noi, poi trovi, scopri che Arianna. Ma cazzo, tu dici chi te se in cura, vado con Arianna, no? L'Arianna sarebbe, ma la... Sì, ma che c'entra? Cerco comunque di aiutarli. Devi devi scopare. Ma no, ma che c'entra? No, non so. Scoperesti. Non sono d'accordo. Va bene. Sì, no, quelle sicuramente è per quello, cioè per tornare indietro gli serve la ciurma, se no non torna indietro. Vogliamo da un voto? 7.5, 8. 8 più, dai. 8 più. E 8.5. 8.5. A me è piaciuta molto, ripeto. Mi piace il finale. Ma... Vabbè, però in realtà il finale secondo me pure, cioè l'ultima puntata è figa. Che roba. Cioè gli ultimi 5 minuti Ah, ok, dice, mettilo un attimo quel link lì. Maledetto Menzo. Bravo Menzo, grazie. Bravo, ragazzi. Shogun 2, finalmente lo showrunner parla di cosa sarà dopo. Questa storia racconterà. Ma come? Sì, Nabuzi. I fan si devono ancora riprendere alla fine di Shogun e chiama Van Grambo, c'è una seconda stagione. Infatti sarà difficile dire addio a Toranaga, Blackthorn, eccetera, eccetera. Finora le esperienze di vedere i personaggi tanto amati sono rimaste molto basse perché la serie tratta interamente le vicende del libro e quindi la storia non avrebbe niente di più. Andate all'ultima parte in basso. Un successo planetario. Novità di Shogun 2. Chi sperava di continuare a seguire la serie purtroppo rimarrà deluso. Non ci sarà una seconda stagione di Shogun. Ma dai, ma che titolo clickbait! Ma non tutto è perduto. Non tutto è perduto. Lo showrunner della serie ha spiegato che vorrebbe continuare ad adattare la saga di Calwell. Clavel.
regalando agli amanti del Giappone antico una nuova storia basata su un altro libro. Ah, vabbè, quello della Cina. Al momento la scelta potrebbe ricadere su Taipan, romanzo che racconta della vittoria degli inglesi nella prima guerra dell'oppio e del tentativo di conquista. Vabbè, di però che mi frega che mi dai un'altra storia. Anche in questo caso, vabbè, no, secondo me a meno che figo. Lo fanno come universo espanso. No, vabbè, ma non è un universo espanso. Se tu mi fai, mi dai questa regia, questi personaggi, per carità. È figo. Per me può raccontare 200 storie. No, sì, ma si taglio. Parlava del continuare questa storia. No, vabbè, sì, però. Se non più bella, vabbè, ovviamente, figurati se dice che è all'altezza più brutta. Di Shogun, anzi, più bella. Se hai scelto quella vuol dire che per te era più bella quell'altra. Non necessariamente. No. Non necessariamente, secondo me è anche una questione di appeal che ha il Giappone, cioè, secondo me in questo periodo storico, se tu sponsorizzi una serie sul Giappone, una serie su un Hong Kong è diverso. La gente è più interessata a vedersi la serie sul Giappone che quella su Hong Kong. Cioè, pure secondo me sì. Ma io non so, ma ha veramente spopolato sto Shogun? Beh, successo planetario, mo leggiamo sopra il successo planetario. Successo planetario. No, aspetta, fammi finire di leggere però. Insomma, la volontà di proseguire sul filone c'è, il materiale da cui dare ispirazione pure, manca solo una data di inizio. Il successo di Shogun sarebbe troppo e sarebbe controproducente interrompere la serie. Vabbè, vai su. Successo planetario. Il libro del 75 fa parte della saga asiatica dell'autore. È il primo in ordine cronologico, narra di una storia di personaggi scollegati agli altri romanzi. La storia ha già stregato gli amanti del Giappone ai tempi, tanto che nel 1980 è stata tratta una miniserie televisiva interpretata da Richard Chamberlain e Toshiro Mifune. La serie in onda su Disney Plus non è quindi l'unica tratta dal romanzo, ma di certo quella che ha ottenuto il maggior successo, riuscendo a mettere d'accordo pubblico e critica. Solo la premiere ha registrato 9 milioni di visualizzazioni globali su Hulu, Disney Plus e Star Plus, superando la prima stagione di The Kardashians. Beh, mi coglioni. E la seconda stagione di The Bear. E The Bear tutti dicono è bellissimo, l'ho visto. Fine dei primi episodi, la serie ha conquistato il cuore degli spettatori, diventando un vero e proprio fenomeno, ma di tutto il mondo. Una seconda stagione è praticamente d'obbligo, ma non è così semplice. Vabbè. Io non so bene i numeri sulle premiere. Non sono così tanto. Non lo so. Anche perché quanta gente c'ha Disney Plus? Vabbè, non così pochi, eh. Però non è Netflix. Disney Plus? No, non è Netflix. Però Disney Plus, secondo me, forse è... Non lo so. Ma invece streaming community, certo. Quante visualizzazioni? Quanti ce l'hanno streaming? No, ma il cinema delirio, guarda, quello vale per tutti però. Cerco un attimo quanti sono gli iscritti Disney Plus. Oh ragazzi, stasera siateci. Questo è un avviso. Dovrò fare anche un discorso iniziale perché bisogna mettere i puntini sulle i su alcune cose. Mamma mia, oggi parla Livio, eh? Sì. Ci stiamo cagando sotto. Ci stiamo 90 la paura. Ma tu questa live non la volevi fare, vero Livio? No, in realtà è un discorso che ci avevo in mente da un po' di tempo, ma che secondo me non si è ben compreso. Cioè, su Twitch c'è un fenomeno particolare di cui vorrei anche parlare brevemente. Allora, gli abbonati totali di Disney Plus sono 149 milioni. Abbonati totali. Netflix. È una cosa grave? No, non è una cosa grave. È una riflessione. Milioni. È una riflessione. Una riflessione. Cosa quanti? 260. Sono Netflix 260 e Disney Plus 150. Vabbè. A questo punto voglio vedere anche Amazon Prime. Comunque ci hanno buttato un bel budget, eh. La Disney ce l'ha i sordi, eh. Sto sorcio. Però Vale, se riesci, se segui. No, Valentina la sera fa VIP, non si collega. Valentina fa VIP, vale, la sera. 200 milioni Amazon Prime. E a questo punto pure Apple TV. Apple TV non c'ha nessuno. No. 40 milioni di Apple TV. È la vita tua, voglio fare Valentino. La vita tua. Vado a ballare. Madonna, ma sei quarta. Sei praticamente sposata, ma là va ancora a ballare. La quarta. Cioè, stai, quarta. Mamma mia. Ma basta, no? Vabbè.
Vabbè, Livio, mi sotto il cazzo. Ragazzi, ci becchiamo stasera alle 22:30. Una live. Sì, live, perché a quanto pare la live tesa. Il capitolo di One Piece è ancora non uscito. No, non c'è star. Ci tocca fare le live di Livio. Ci tocca renderci antipatici. Va bene. Va bene. Bella, raga. Ciao. A stasera. Ciao, ragazzi. Vi voglio tanto bene.